Potrebbe significare di tutto, una coppia di monumenti, montagne, ruscelli. Quando le vedremo le riconosceremo. Già. Vedo della gente laggiù. Saranno amichevoli. È meglio se ci parli tu. Ciao. Conosci qualche posto dove passare la notte? Come mai siete nel cuore della giungla? Avete perso la guida turistica? No. Prima sono passate delle persone in cerca di rovine. Siete con loro? La Trinità? No, direi di no. Ho bisogno di una pausa. Seguitemi. Dovete scusarmi per tutte queste domande, però l'unico B&B in città è, il mio. Non si è mai troppo prudenti. Io sono Jonah. Molto piacere. Abby. Lara. Venite, sedetevi. Carlos, 3. Quindi, che ci fate qui esattamente? Seguivamo una pista quando l'aereo ha perso quota. È precipitato? Già. E siete usciti illesi dallo schianto? In realtà volavamo bassi. Noi stiamo cercando delle rovine Maya. Maya? Sapete che siete in Perù, vero? Sì. Sì, lunga storia. Oh. Grazie. Voi non mi sembrate esattamente i tipici archeologi. Oh, l'archeologa è lei, io sono il cuoco. Davvero? Già. Hai già provato per caso il nostro ceviche? È una specialità? No, se non cresce nella giungla. No, oh, non dirmi che ti sei perso i nostri alberi di pesce. Dove l'hai presa? Messico. Perché? Ho già visto questo simbolo. Dove? Ci sono delle rovine qui. Ricordo una pietra con qualcosa di simile scolpito sopra. Ti dispiace se vado a dare un'occhiata? Ah, fai come vuoi, ma ti assicuro che non sono Maya. La mia gente era Inca e ne andava fiera. Credo dovresti riposarti un po'. Sicura? Io ti ho promesso un giorno libero. In questo caso accetto. Divertitevi. Anche tu. Sei nuova qui, eh? Ti abituerai a non fare niente, anche se bere e sudare aiuta a passare il tempo. Non sei di qui? No, ero su una nave che si è schiantata sugli scogli fuori città. La tempesta ci ha sorpresi e l'ha affondata. Ti interessano affari? Ah, salve. Sei con la squadra di scavo? No, sono di passaggio. D'accordo, se ti serve qualcosa vai al mercato al centro della città. Puoi rifornirti lì. Grazie. Figurati. Sono 2 anni che mi arrovello per chiederle di uscire. Ora ho deciso. E adesso? Chi diavolo è quello? Después de este.
Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Grazie al cielo. Il maltempo ha solo sfiorato il villaggio. Il cuore della tempesta era vicino all'aereo. Poteva andare molto peggio. Cosa ho fatto? E se il terremoto colpisse qui, morirebbero centinaia di persone. Devo trovare il modo di fermarlo. Thank you.
Hai visto mio marito? O mia figlia? Non credo. Dove li hai visti l'ultima volta? Trascorrono le notti insieme alle stelle. Brillano e mi salutano. Ma al mattino si spostano verso il fiume. Oh. Di solito li vedo brillare lì. Ma la tempesta ha inturbidito le acque. Lo so che sono lì sotto. Ne sono sicura. Parla di qualcosa nei dintorni. Fai un respiro profondo, mi troverai sotto il naso di un altro.
Thank you.
Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Capisco il significato. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Thank you.
Un drago. Probabilmente rappresenta... La Trinità sente la pressione. Ma se è qui, è comunque davanti a noi. Se non altro vuol dire che sono sulla strada giusta. Se Dominguez ha ragione e il sole sta morendo, devo arrivare allo scrigno prima di lui. Ho trovato delle rovine inca, ma le fondamenta del tempio sembrano più antiche. Grande. Abby si è ricordata dove aveva visto quel simbolo. È da qualche parte all'interno. Ottimo. Ringraziala da parte mia. Sono qui. Puoi ringraziarmi non rompendo niente. Mi sento chiamare dal sottosuolo. Le loro voci. Arrivo subito, Lara. Gli antichi dei. Forse devi solo riposarti. No. Puoi vederlo da te. Osserva il respiro degli dei emergere dal grembo della terra. Ascolta le loro urla di dolore. Non l'avevo notato. Dov'è questo respiro? Riesco a sentirli chiamare da sottoterra. Le voci degli dei. Interessa qualche articolo? Salve. Sei venuta a riscuotere per conto di Omar? Che si rassegni, non darò niente a quel bastardo. Ma di che parli? Come di che? Scusami, ho visto coltello e pistola e pensavo... lascia stare. Cerchi qualcosa in particolare o dai solo un'occhiata? Cos'hai di bello? Cos'ho? Siamo a Kuak Yaku, uno dei siti archeologici più importanti del Sud America. Beh, almeno dovrebbe esserlo. Se non fosse per i saccheggiatori?
Esatto. Omar e i suoi sgherri vogliono soldi, non reperti storici. Vendo oggetti di valore culturale. Sono danneggiati, ma vale la pena di restaurarli. Avvicinati, che ti mostro la mia merce. Prego. Ottima scelta. Prego. Ottima scelta. Torna presto. Un po' di merce per te, se ti interessa. Non so come possano stare lì a ciarlare con tutto quello che è successo. Mi dispiace. Ehi, ma tu non sei Mariela? No, è solo che non volevo disturbarti. Appena arrivata, eh? Che fortuna, ti sei persa una tempesta tremenda. Io stessa l'ho scampata per un pelo. Il vento ha devastato la giungla tutto intorno, abbattendo alberi e tagliando la corrente elettrica. Sono crollate delle case. Mi dispiace. Non è colpa tua, a meno che tu non controlli gli elementi. Sono rari. Oh, no, non sono una turista, sono una ricercatrice. Oh, beh, avresti dovuto vedere com'era questo posto 20 anni fa. Era in pieno boom, pieno di vita, di ottimismo per il futuro. Ottimismo, ingenuità semmai. Che è successo? È arrivata Porvenir, una grossa compagnia petrolifera dei dintorni di Lima. Sono venuti, si sono comprati la città, hanno dato lavoro a tutti. Volevano urbanizzare il fiume, ma poi è crollato tutto. Il crollo del petrolio. Ora ci arrabattiamo con gli avanzi. Peccato tu non sia una turista. I turisti portano soldi, gli archeologi prendono e basta. Non ti ho mai vista prima d'ora. Sono appena entrata, ma non rimarrò molto.
Non farti ingannare dall'apparenza. È un bel posto. Complicato, ma bello. Il tuo giardino è sopravvissuto alla tempesta. Fortuna e duro lavoro. In tanti hanno collaborato a farlo crescere. Così sono tornati a proteggerlo. Este sitio no. Oiga, ¿está loca? Non ho abbastanza spazio. È tutta la notte che lavorano. E allora? Vengono pagati per farlo, no? Sparisci. Merda, no. Ora fuori dai piedi e fammi vedere la partita. Ma cos'è? Sarebbe bello cacciare. Va tutto bene? No, per niente, come al solito. Questi saccheggiatori arrivano, ci assoldano per dissotterrare le reliquie e ci pagano una miseria. Poi le portano via e ci lucrano. Siamo alla disperazione. Non c'è più lavoro dal ritiro della Porvenir. Siamo messi male. Immagino che la tempesta non abbia aiutato. Quel poco che avevamo è andato distrutto o sommerso. Non so più che pesci pigliare. Ho un po' di esperienza con quel tipo di persone. Forse posso aiutare. Non credo che ci riusciresti. Com'è che ti chiami? Lara. Victor. Se vuoi parlare con Omar, il direttore generale responsabile di torture, furti e saccheggi, è lì dentro. Grazie. Sta attenta, non gli piace essere sfidato. Stai da... Omar? Chi sei? Stai cercando lavoro? Beh, ti è andata male. Siamo già abbastanza. E comunque ora il responsabile del personale è Marco. Oh, ecco, giusto. Sai dove si trova? Indovina, al bar. Sembra sciocco da quello che è successo. Ehi, se vuoi conoscere ogni angolo di Kwakiaku, chiedi pure. Sei una guida turistica? So dove andare e da chi tenerti alla larga. Capisco. Il miglior pesce si trova al molo, ovviamente. I taco ha il licor del cerdo, ma la birra sembra piscio. Me ne guarderò bene. Oh, e stai alla larga da quel tizio, Omar. Fidati, porta sempre guai. Crede di poter venire qui in città e prendere ciò che vuole. D'accordo, allora vedrò di tenere gli occhi aperti. Tienili ben spalancati.
Sto cercando Marco. Perché? Per cosa? Voglio solo parlargli. Non vuole guai. Non sono in cerca di guai. Cerco lavoro. Lavoro? Sì, certo. Come no? Quindi tu sei Marco? Dimmi che Omar non ti ha mandata qui per infastidirmi. Se quelle bestie toccano mio figlio, io... Marco, non sto con Omar. Credimi. Che è successo a tuo figlio? Mi sono rotto il ginocchio. Così Omar ha portato Pablo allo scavo per sostituirmi. Dice che sono irresponsabile, che tocca a me trovare un sostituto. Altrimenti... Continuerà a far lavorare tuo figlio. Già, ma temo che tratterrà lì Pablo anche se dovessi portargli qualcun altro. Fortuna che mi sono offerta di sostituirti. Tu? Lo faresti davvero? Non vogliamo mica deludere il capo, no? Grazie. Se vedi Pablo, digli che sono qui. So che sembra troppo. Oiga, oiga, oiga! Ora adesso devono lavorare i nostri bambini. Dovremmo fare qualcosa. Marco è stato spremuto. Ma cos'è? Oh mio Dio! Prego, aiutami! Stai bene? Mi stanno inseguendo. Sei Pablo? Sì. Va tutto bene. Mi manda tuo padre, ed Abby. Raggiungilo lì, allora ci penso io. Grazie. Grazie infinite. Vattene da qui. Il ricarico è quasi del 100%, a prescindere dal prezzo.
Non ho abbastanza spazio. Impossibile, non ci sta nient'altro. Prendete le vostre cose e tornate al villaggio. Grazie. Grazie.
Che notizia di qui, caro signore? Pablo mi ha detto cosa hai fatto. Io non so cosa dire se non grazie. Figurati. Sai, tanti anni fa, quando mio nonno era ancora ragazzo, degli uomini vennero qui intenzionati ad abbattere la giungla intorno al villaggio. Tutti avevano paura di opporsi a loro, eccetto mio nonno. Un ragazzo di 15 anni con una pistola scarica difese i confini del villaggio, respingendo macchine e uomini grandi il doppio di lui. A volte il coraggio di una persona può prevalere sulla codardia di molti. Conservo ancora la pistola con cui li ho tenuti a bada. Vorrei che la prendessi come simbolo di coraggio e di gratitudine. Non vorresti darla, Pablo? Mio figlio vuole diventare un dottore come sua madre. Dimmi come ti chiami. Lara. Adesso avrò una nuova storia da raccontare. Grazie, Lara.